Bene, nella seconda trasmissione di Magia Stregoneria Paganesimo andiamo avanti con la lettura del Gesù di Nazareth e l'infamia umana. Vi ricordo che dopo questo libro leggerò, dopo questa parte, vi ho saltato la prima, seconda, terza parte del Gesù di Nazareth e l'infamia umana, vi leggerò il Sentiero d'Oro come libro. Infatti siamo quasi arrivati alla fine. Ricordo che quello che sto leggendo è la relazione che c'è fra Gesù e i farisei nei Vangeli. La relazione fra Gesù e i farisei nei Vangeli, cioè le varie vicende, servono da insegnamento alla Chiesa Cattolica come comportarsi e come agire nei confronti degli altri, dei diversi, delle altre religioni, delle altre fedi, come sottometterli, come stuprare il loro credo e il loro pensiero. E da questi insegnamenti che ci sono nelle descrizioni che fanno gli evangelisti ufficiali, la Chiesa Cattolica costruisce i suoi dogmi, costruisce il suo modo di essere, il suo modo di rapportarsi. A volte abbiamo visto come questo modo di rapportarsi è atto del Papa, altre volte dei vescovi, altre volte dei cristiani, altre volte dello Stato che pratica i principi morali cristiani, cioè come comunque tutto questo ha origine nel pensiero del pazzo di Nazareth, cioè il pazzo di Nazareth è colui che determina i comportamenti storici della Chiesa Cattolica. Vediamo la risurrezione di Lazzaro, vi cito solo l'ultima frase perché i farisei sono trattati solo nell'ultima frase. Da Giovanni, ricordo che Lazzaro è citato solo da Giovanni come episodio. Ormai Giovanni scrive il suo Vangelo che ormai nessuno ricorda più niente, sono passati quasi 200 anni dagli eventi che lui descrive, non esiste più memoria. I farisei, che prima erano inizialmente gente che abitava, insomma, come tutti gli altri, in Giovanni diventano padroni del comando sociale, diventano come i gran sacerdoti, come gli anziani, come i capi. Non capendo niente di quello che erano i farisei, infatti Giovanni è ignorante sul passato, solo che descrive cose che gli fanno comodo, descrive delle operazioni militari vere e proprie. Resurrezione di Lazzaro, ultima frase. Egli uscì subito, legato piedi e mani con fasce, col viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei venuti da Maria, visto il prodigio compiuto da Gesù, credettero in lui. Alcuni però andarono dai farisei a riferire quanto Gesù aveva fatto. Commento. Giovanni ama molto mescolare le carte, a proprio uso e consumo per i suoi fini. Egli piega la storia, inventa storielle per assecondare i suoi fini, tanto sembra che non ci sia più nessuno a contraddirlo. Per questo motivo Giovanni spaccia Gesù come padrone della morte. Nel confronto con gli gnostici, Giovanni soccombe. Gli insegnamenti della prima comunità cristiana sono troppo poveri rispetto alla profondità delle visioni di Simon Mago e degli gnostici. Essi vedono le trasformazioni degli esseri proiettati nell'infinito dei mutamenti. Vedono la possibilità di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Cosa può proporre Giovanni per opporsi a loro? La resurrezione come fantasia? Non è sufficiente, deve inventare qualche cosa attraverso il quale dimostrare come Gesù fosse padrone della morte, non soltanto per quanto riguarda la sua resurrezione. Ed ecco come alcuni dei presenti vanno dai farisei e riferiscono quanto Gesù ha fatto, come Gesù fosse padrone della morte. In realtà Giovanni indica alle chiese cristiane come la promessa della resurrezione sia l'unica cosa esistente e non ci sia nessun'altra via accettabile. Quanto Gesù indica attraverso la resurrezione viene ampliato da Giovanni con l'introduzione del racconto di Lazzaro. Con questo Giovanni indica alle chiese cristiane la via alla distruzione di ogni percezione del circostante per costruire il proprio divenire in relazione all'esistente. In pratica Gesù dice questo: non deve esistere nessuna altra via, nessun'altra cosa che non sia la resurrezione. Qualunque altra cosa che ci sia, un concetto diverso della resurrezione, della mia promessa di resurrezione, deve essere annientato. Questo è l'insegnamento di Gesù nei Vangeli di Giovanni. Da Michel Foucault, Bonaventura Fourcroy, La storia della follia.
L'opera di Bonaventura Forcroy, ricordo che di Bonaventura Forcroy non si sapeva più niente perché era stato seppellito nell'oblio. Fu Michel Foucault che riscoperse questo personaggio. L'opera di Bonaventura Forcroy ebbe una certa risonanza negli ultimi anni del regno di Luigi XIV. Nel tempo stesso in cui Bayle componeva il suo dictionnaire, Forcroy, fu uno degli ultimi testimoni del libertinaggio erudito e uno dei primi filosofi nel senso che il XVIII secolo darà questa parola. Egli scrisse una Vie d'Apollinaire de Thine, tutta diretta contro il miracolo cristiano. Più tardi indirizzò ai signori dottori della Sorbona un opuscolo dal titolo Doutes sur la religion, dubbi sulla religione. Questi dubbi erano 17. Nell'ultimo Forcroy si interrogava per sapere se la legge naturale non fosse l'unica vera religione. Il filosofo della natura è rappresentato come un secondo Socrate e un altro Mosè, un nuovo patriarca, riformatore del genere umano, fondatore di una nuova religione. Un simile libertinaggio avrebbe meritato il rogo come il Vanini o la Bastiglia, come tanti autori di libri empi del XVIII secolo. Ora Forcroy non è stato né bruciato né imbastigliato, ma internato per 6 anni a Saint-Lazare e infine liberato con l'ordine di ritirarsi a Nogent, suo paese d'origine. La sua colpa non era di ordine religioso, non gli si rimproverava di aver scritto un libro fazioso. Forcroy fu imprigionato per un altro motivo. Nei suoi libri si scorgeva una certa parentela fra l'immoralità e l'errore. Il fatto che la sua opera fosse un attacco contro la religione cristiana rivelava un abbandono morale che non era né eresia né incredulità. Il rapporto redatto da D'Argenson lo disse chiaramente: il libertinaggio del suo pensiero non è, nel caso di Forcroy, che la forma derivata da una libertà di costumi che non sempre giunge se non ad esercitarsi, almeno a soddisfarsi. Talvolta egli si annoiava da solo e nei suoi studi formava una specie di sistema morale e religioso misto di dissolutezza e magia, e lo si interna a Saint-Lazare, nel manicomio, anziché alla Bastiglia o a Vincennes, perché ritrovi nel rigore di una regola morale impostagli le condizioni che gli consentiranno di scoprire la verità. In capo a 6 anni si perviene infine al risultato. Lo si libera il giorno in cui i preti di Saint-Lazare, i suoi angeli guardiani, possono attestare che si è mostrato abbastanza docile e che si è avvicinato ai sacramenti. In pratica, in 6 anni di matrimonio lo hanno massacrato. Commento: la resurrezione di Lazzaro e Giovanni e Bonaventura Forcroy. Bonaventura Forcroy può essere paragonato a Vanini. La stessa forza, lo stesso fuoco e praticamente la stessa condizione oggettiva all'interno della quale volgere la propria percezione. Il mondo circostante agiva pesantemente su Forcroy attraverso una relazione di interscambio molto stretta. L'uno riversava nell'altro e viceversa la propria soggettività. Uno dei problemi di chi sviluppa la percezione nel circostante è quello di pensare che chiunque lo faccia, anche se chiunque lo può fare, ma soprattutto che chiunque sia sufficientemente libero per sviluppare bisogni da soddisfare attraverso una relazione col mondo circostante. In altre parole, che la percezione del circostante faccia parte degli interessi dell'esistenza di tutti gli esseri umani. I ricercatori di libertà hanno sempre sottovalutato la funzione e la presa che il condizionamento educazionale esercitava sugli individui, sottovalutazione che invece non è avvenuta da parte dei preti cristiani. Perché? Perché il prete cristiano è consapevole delle menzogne diffuse attraverso il suo credo. Egli sa che quanto sta dicendo è menzogna. Per questo deve mettersi al riparo da chi potrebbe smascherare quella menzogna. Il prete cristiano si nutre della menzogna. La menzogna gli consente di vivere e di imperare sugli esseri umani. La menzogna è egli stesso. Egli deve intervenire sugli individui del sistema sociale affinché aderiscano a quella menzogna. La menzogna diventa la costante nella quale costringere gli individui. Per questo motivo il cristiano
afferma che la verità rende liberi. Infatti, spacciando per verità le proprie menzogne, la libertà per il cristianesimo è l'assoggettamento dell'individuo a quelle menzogne che i suoi preti si sforzano di propagandare per verità. Attraverso questo il cristiano uccide ogni cammino di libertà, in quanto l'unica libertà concepita dal cristianesimo è l'adesione acritica alle sue menzogne, alla sua verità di fede. Per questo motivo l'indottrinamento cristiano avviene fin dal primo giorno di vita attraverso l'imposizione di un atto di sottomissione, il battesimo, equivalente al cannibalismo per quanto riguarda il bambino e l'impegno dei genitori e degli astanti per costringere questo bambino ad aderire alla menzogna cristiana, costringerlo a pregare appena parla, approvare tutti i suoi gesti di sottomissione, come il mettersi in ginocchio, il farsi il segno della croce, passando davanti a una chiesa, recitare preghiere, eccetera. Disapprovare e punire violentemente ogni atto di ribellione alla sottomissione, come l'imprecazione all'assillo soffocante del macellaio di Sodoma e Gomorra, che i cristiani chiamano bestemmia, e i suoi servi, che i cristiani continuano a chiamare bestemmia, cioè bestemmia contro Dio, bestemmia contro la Chiesa, bestemmia contro la Madonna, bestemmia contro questo. In realtà sono imprecazioni di libertà. Con questa azione sistematica e quotidiana si spezzano le ali del bambino impedendogli di liberarsi nel cielo della conoscenza e della consapevolezza, costringendolo ad aderire, facendola propria, alla menzogna cristiana, spacciandola per verità. Il condizionamento educazionale così imposto distrugge ogni possibilità di relazione col circostante, convincendo di essere stato creato ad immagine e somiglianza del suo immaginato Dio e che non esiste nulla oltre a quello che i suoi sensi, bloccati e sottomessi, sono in grado di percepire. Quando per una qualsiasi condizione si arriva a percepire il circostante, in questa situazione il condizionamento educazionale si pensa che chiunque è in grado di percepire lo stesso circostante, esattamente come gli occhi di tutti gli esseri umani sono più o meno in grado di vedere la stessa forma degli oggetti. Si è dimenticato che gli occhi hanno attraversato un periodo di adattamento prima di vedere la cosa che la madre voleva fargli vedere e nella forma in cui la madre voleva che fosse vista. Chi altra la percezione non comprende come la diversa percezione del circostante o aspetti inusuali di esso sia determinata dalla diversa reazione soggettiva che il soggetto ha sviluppato nel tentativo di arginare o aggirare il condizionamento educazionale impostogli. Proprio perché la percezione del circostante è il risultato di una strategia soggettiva messa in atto dall'individuo in contrapposizione al condizionamento educazionale, questa non è uguale per tutti i soggetti che percepiscono aspetti inusuali del circostante, ma si presenta in maniera diversa. Se l'individuo che percepisce quel circostante non si rende conto che quella è soltanto una fase intermedia dello sviluppo della propria percezione, egli si blocca in quello stadio percettivo e nella forma in cui la percezione si è espressa. Questo è l'effetto del condizionamento educazionale. È vero, dice il condizionamento educazionale, non c'è solo quello che ti ha obbligato a credere, c'è anche questo aspetto, ma solo questo, e nient'altro. Questo successe a Folcron. Egli considerava quanto percepiva come l'assoluto di questa percezione e non si rendeva conto delle infinite possibilità che la sua percezione aveva aperto. La sua percezione gli consegnò nuovi elementi attraverso i quali descrivere l'esistenza, un'esistenza migliore. Dunque, perché gli altri non vedevano quello che lui vedeva? Perché gli altri non percepivano quello che lui percepiva? Saturno insegnò agli esseri umani come rubare, sapere e conoscenza per donargli la propria specie. Giovanni, attraverso il racconto di Lazzaro, indica ai cristiani che devono seppellire chiunque non aderisca alla menzogna, spacciata per verità, del matto che si spacciava per figlio del creatore dell'universo. L'invenzione dell'episodio di Lazzaro serve a stupire spacciando Gesù come padrone della vita. Stando alle conclusioni logiche dell'episodio, Gesù avrebbe potuto andare in giro per i cimiteri della Palestina chiedendo ad ogni morto di risorgere e camminare. L'episodio non ha nulla di reale, ma rappresenta un'indicazione operativa di Giovanni rivolta ai cristiani. Solo chi aderisce alla menzogna di Gesù, chiamando la verità, può vivere. Tutti gli altri devono morire. Tutti gli altri devono essere sepolti e, nel caso di Folcroix, dei sepolti vivi negli istituti manicomiali. Si vuole impedire loro di far conoscere quanto percepiscono, in quanto il loro percepito,
chiama la verità dei cristiani col suo vero nome, menzogna. Nell'ultimo dubbio indirizzato ai dottori della Sorbona, Fourcroy si chiedeva se la legge naturale non fosse l'unica vera legge in contrapposizione alla legge divina, spacciata dai cristiani in generale e dai cattolici in particolare. La legge naturale appariva chiara a Fourcroy e logica, ma egli non si chiese perché tale chiarezza non era tale anche per i dottori della Sorbona e se per caso gli interessi dei dottori della Sorbona non coincidessero con gli interessi dei cattolici essi stessi. Fourcroy pensava ancora di essere un essere creato e non riusciva a pensare di essere un essere divenuto. Non riusciva a comprendere come Dio, che creava gli uomini a sua immagine e somiglianza, li creasse così diversi l'uno dall'altro. Egli non era ancora giunto a formulare che l'essere assolutamente necessario creatore del cielo e della terra altro non era che un parto immaginario della fantasia umana e dei bisogni coercitivi del potere di avere, la cui funzione era quella di troncare lo sviluppo dell'individuo nel circostante per meglio assoggettarlo e derubarlo. Diffusi i suoi scritti, i dottori andarono a riferire ai padroni e servi del macellaio di Sodoma e Gomorra. Spiegarono loro quanto fossero pericolosi, ma i cristiani stavano perdendo il diritto di bruciare gli individui che non gradivano e preferirono confinarlo in manicomio, esattamente come alcuni, vedendo quanto Gesù aveva fatto, corsero ad avvertire del pericolo il comando sociale. Giovanni dice ai cristiani: voi dovete comportarvi nei confronti dei vostri nemici come io vi dico che si comportano i farisei. Non posso dirvi di fare in questo modo, altrimenti tutti capirebbero la malvagità della Chiesa cristiana e dei suoi veri intendimenti. Voi fate come facevano loro in quanto non avete altra alternativa per sopravvivere. Seguendo le direttive della dottrina di Giovanni, i cristiani lo fecero internare. Solo un matto o un demone può dubitare dell'esistenza del loro Dio e della sua supremazia e della supremazia della legge divina. Fortuna volle che la Croix vivesse un'epoca nella quale non si bruciava quasi più e i lumi della ragione stavano facendosi breccia nell'intelletto degli individui. La Croix era uno degli ultimi pensatori libertini, come tale gli fu risparmiato il rogo e il taglio della lingua. In compenso si fece 6 anni rinchiuso in manicomio, 6 anni di galera che avrebbero, secondo i cristiani, dovuto convincerlo che effettivamente il Gesù dei cristiani faceva dei miracoli per volontà divina. La miracolistica cristiana era talmente povera e miserabile che per imporsi ed essere creduta come tale erano necessari eserciti, ferri roventi e sbarre. La Croix percepiva il circostante, ma il circostante aveva continuato a mutare l'oggettività nella quale la Croix viveva e si sviluppava. Anche se la Croix non percepiva Veiove e aveva sfidato l'intelligenza bacchettona e servile del macellaio di Sodoma e Gomorra, non ne subì conseguenze salvo il confine. Il confine, affinché le sue idee non infestassero i buoni cristiani che in ginocchio supplicavano il macellaio di Sodoma e Gomorra di liberarli dall'insopportabile peso dell'esistenza. Una supplica che il macellaio e i suoi servi finsero di non udire. Le loro orecchie si aprirono nel 1779, quando non potevano fare a meno di sentire il rombo di furia di Bellona che prendeva il sopravvento nei cuori dove la tristezza aveva preso il posto di speranza. La Croix ha continuato il lavoro dei libertini. Ha imparato da Minerva il volo della civetta. Il suo volo non era aggraziato e silenzioso, era solo deciso e determinato. In compenso, poté dedicarsi allo sviluppo del suo pensiero, consegnando un secolo nelle mani di filosofi che impararono a conoscere Veiove. Giove è più antico, padre e figlio di ogni essere, così la conoscenza è fonte di un bisogno, padre e figlio di ogni essere umano che fonde il proprio divenire. L'illuminismo avanzava, prepotente, era il suo momento, mentre gli insegnamenti di Giovanni alla Chiesa cristiana diventavano inadeguati e la Chiesa cristiana non era in grado di adeguarsi al cambiamento. I cristiani non sono in grado di vedere il tempo mentre viene il loro incontro, essi vivono la loro pazzia, essi sono i perfetti e immutabili, creati a somiglianza da e di un Dio perfetto e immutabile. E questo
è la relazione fra gli insegnamenti del Gesù di Nazareth e Bonaventura Farquhar. Un attimo solo, scusate. E dopo questo pezzo che vi ho letto, ve ne leggerò un altro perché tutto sommato è abbastanza breve, prima di prendere il discorso più generale. Vi leggerò il Sinedrio decide la morte di Gesù, la prima frase, e questa prima frase, il Sinedrio decide la morte di Gesù, la mettiamo insieme come Bonifacio raccontava di convertire i pagani cristiani. I pagani sassoni, i pagani germani. Noi sappiamo esattamente come ciò avvenne. Avvenne per gli editti di Carlo Magno, per le sue stragi, per i suoi massacri. Ora, i cristiani non possono leggere questo. Loro si sentono i padroni della vita. Loro ammazzano, massacrano e poi fanno finta di non vedere. Qualcuno dice, Gesù dice che gli uomini sono buoni. Poi quando gli si dice, guarda che Gesù dice di massacrare i suoi nemici, di sgozzarli, e non è mica vero, non esiste questa cosa. Cioè, anziché chiedere giustizia, anziché chiedere verità a coloro a cui costoro aderiscono, preferiscono mentire anche a se stessi, preferiscono costruirsi un Gesù fantasioso, un Dio buono al proprio uso e consumo. Queste persone stanno ignorando che sarebbero finite sui roghi come persone eretiche, se non fosse stato per la stregoneria, se non fosse stato per ogni soffio di libertà che ha pervaso il genere umano, se non fossero state per le lotte sociali, se non fosse stato per la costruzione di migliori condizioni di vita. Bene, queste persone che vigliaccamente si costruiscono il proprio Dio, il proprio Gesù buono, altro non fanno che aiutare a mettere in ginocchio bambini indifesi, neonati indifesi, a costringere persone impotenti a pregare, a distruggere il futuro delle persone. Queste persone che anziché guardare in faccia la realtà preferiscono inventarsi un Gesù fantasioso, non solo sono malate di vigliaccheria, ma aiutano la Chiesa Cattolica a mantenere la sua ferocia nei confronti degli indifesi. Sinedrio decide la morte di Gesù, prima frase. I gran sacerdoti farisei radunarono perciò il consiglio e dicevano: che facciamo? Quest'uomo fa molti miracoli, se lo lasciamo fare tutti crederanno in lui e verranno i romani e distruggeranno la nostra città e la nostra nazione. Beh, intanto è un falso storico. I romani non hanno mai distrutto una città o una nazione perché qualcuno fa i miracoli. Semmai Masada è stata distrutta perché gli zelotti pretendevano di essere i padroni nella città, i padroni della Giudea, e dichiararono guerra ai romani. Questo è il senso, per cui non fu mai una guerra di religione. I romani non hanno mai ammazzato nessuno perché faceva miracoli, per cui questa è una stronzata che Giovanni afferma. Col senno di poi Giovanni si spaccia per profeta. Nel 70 Gerusalemme sarà distrutta ad opera di Romani, e sono i Romani che i farisei citano quando temono che la loro città sarà distrutta. Ma com'è possibile che facendo miracoli si provochi l'intervento armato dei Romani? A meno che Gesù non appartenesse a quella fazione che si chiamava Zelota. Ma non è possibile, in quanto gli Zeloti erano nazionalisti, mentre Gesù si spacciava per padrone delle tradizioni. Questo sarà opera degli Zeloti e di altri gruppi nazionalisti, e i farisei non si preoccupavano dei miracoli, ma non lo possono fare per la loro scelta di vita, e non può uno Stato preoccuparsi di chi fa miracoli, semmai si preoccupano di chi vuole spacciarsi per figlio del loro Dio e pretende di metterli in ginocchio, sottomettendoli. Con questa parte del racconto Giovanni indica alle chiese cristiane di guardarsi da tutti coloro che fanno miracoli, potrebbero distruggerli. Infatti la chiesa cristiana vive soltanto del mito dei miracoli di Gesù e della sua capacità di continuare ad operare miracoli. Però attenzione, se si scopre che quelli non sono miracoli ma trucchi, o se qualcun altro fa gli stessi miracoli, la chiesa cristiana può venire distrutta. Giovanni non ha coraggio di indicarlo direttamente come attività, deve metterla in bocca ai farisei, i pii, e indicare alla Chiesa cristiana quei comportamenti.
come il Sinedrio decreta la morte di Gesù perché Gesù fa i miracoli, così la Chiesa cristiana deve perseguitare chiunque fa altrettanto. I farisei sono stati trasformati da Giovanni in padroni della città e dello Stato, ed è esattamente quanto si stanno proponendo di fare i cristiani in molte città, mentre stanno allargando le loro comunità. In realtà, se voi vi ricordate quello che abbiamo letto le volte scorse, negli editti, nelle bolle pontificie che danno il via al massacro, che ordinano il massacro alle streghe, e l'ordine del massacro alle streghe avviene perché queste donne, questi uomini, fanno delle cose straordinarie, nel senso che secondo il Papa ammazzano, impediscono di partorire, rendono sterili le vigne, rendono sterili i raccolti, procurano le carestie, cioè tutta questa superstizione che ha nel cervello questo malato di morte che è il Papa, deve scaricarla sulle donne indifese. Di cosa ha paura? Ha paura del potere di essere delle persone, per cui tutte coloro che non sono in ginocchio potenzialmente hanno un loro potere, hanno la loro via alla libertà, e lui deve massacrarle. E allora le accusa di miracoli al contrario, cioè miracoli malefici, nel senso di impedire alle vigne di fare uva, di impedire i frutti raccolti, però li accusa di fare dei miracoli in sostanza. È questo che loro hanno effettivamente paura, perché non concepiscono nulla di diverso. Loro sanno che il loro Gesù è un bluff. La Chiesa Cattolica sa perfettamente che il loro Gesù è una truffa. È pacifico questo. Non esiste nessun prete che crede davvero che Gesù sia effettivamente ciò che dice di essere. È matematico. Però bisogna farlo credere agli altri. Bisogna che gli altri lo credano. Vado avanti con Bonifacio e poi prenderò sue telefonate fra un quarto d'ora circa. Da Operazione Storica, come Bonifacio raccontava di convertire i pagani cristiani. L'Operazione Storica è un libro che viene usato per le scuole del liceo classico e scuole superiori di storia, per cui potete trovare in qualsiasi posto. 3 secoli e mezzo dopo Martin di Tours, in un luogo che non è più la regione francese della Loire, ma un bosco tedesco dell'Assia, il monaco e vescovo Bonifacio si trovava nuovamente alle prese con il culto pagano per una quercia sacra. Bonifacio, il cui vero nome era Winfred, era nato nel Wessex, in Inghilterra, e si era fatto monaco molto giovane. Come altri monaci anglosassoni, nei decenni intorno all'anno 700, anche Winfred lasciò presto l'Inghilterra per recarsi ad evangelizzare le tribù germaniche oltre il Reno, rimaste ancora pagane. Dopo aver assunto il nome di Bonifacio, Winfred fu consacrato vescovo a Roma nel 722. Fu poi vero fondatore e organizzatore della Chiesa tedesca. Nel 754 fu assassinato, io dico giustiziato, in Francia da un gruppo di pagani e fu sepolto nel monastero di Fulda, in Assia, da lui fondato nel 746. Vediamo un po' questo personaggio come raccontava di aver convertito i pagani sassoni. Mentre già molti abitanti dell'Assia, assoggettati alla fede cattolica e confermati dalla grazia dello Spirito dalle sette forme, Isaia, aveva accolto l'imposizione della mano, si erano sottomessi in pratica, e altri non ancora confortati nell'animo rifiutavano di partecipare integralmente ai documenti dell'intemerata fede, altri ancora sacrificavano, nonostante apertamente, nascostamente o apertamente, agli alberi e alle fonti, altri invece praticavano nascostamente o apertamente aruspici o divinazioni, inganni o incantesimo. Auguri aruspici erano intenti ai più diversi riti sacrificali. Infine altri, in possesso di una mente più sana, infatti loro erano sani, abbandonata ogni profanazione pagana, non commettevano alcuna di queste cose. Con il parere e il consiglio di questi, Bonifacio tentò di abbattere una quercia di mirabile grandezza, bellezza dico io, che era antica parola che con antica parola dei pagani era chiamata la quercia di Lobe, in una località chiamata Gesmar. Erano con lui i servi di Dio, e mentre confortato dalla costanza nella mente abbatteva questa quercia, alla presenza di una grande quantità di pagani che diligentemente maledicevano fra di loro il nemico dei loro dei, ecco che, non appena l'albero fu tagliato, appena un po',
Subito l'immensa mole della quercia, scossa dall'alto da un vento divino con la cima spezzata e quasi con l'aiuto di una volontà superiore, come se la quercia non fosse una volontà superiore, precipitò e si spezzò in quattro parti, e da quella grande mole apparvero quattro tronchi di uguale grandezza, senza che vi fosse bisogno di alcun lavoro da parte dei fratelli presenti. Nel veder ciò i pagani, prima maledicenti, abbandonate le precedenti maledizioni, divennero credenti e resero la loro benedizione a Dio. Allora il sovrintendente della somma santità, consultatosi coi fratelli, costruì con la materia di quest'albero un oratorio di legno e lo dedicò in onore dell'apostolo San Pietro. Compiute col favore della volontà divina le cose che abbiamo detto, subito partì per la Turingia. Questa è la leggenda con cui i cristiani raccontano di convertire i pagani. Commento: il Sinedrio decide la morte di Gesù Giovanni e come Bonifacio raccontava di convertire i germani. I gran sacerdoti e i farisei radunarono perciò il consiglio. Infine altri, in possesso di una mente più sana, abbandonata ogni profanazione pagana, non commettevano alcuna di queste cose, con il parere e il consiglio di questi. Imparate dai farisei per distruggere ogni forma religiosa, dice Giovanni ai cristiani. Bonifacio applica quell'insegnamento alla lettera. La menzogna di Bonifacio consiste nel fatto che egli non ha convertito i pagani germani. Questi non sono stati convertiti dal terrore di Carlo Magno, ma i cristiani devono nascondere la realtà delle cose, devono occultarla sotto un'esistente miracolistica. Bonifacio è un uomo vuoto. Le armi di Carlo Magno sono il terrore con le quali la Chiesa Cattolica può espandere il numero dei suoi schiavi. Il terrore delle armi sono il metodo che ha il cristianesimo per sottomettere gli esseri umani. Il racconto di Bonifacio è rivelatore, non tanto per la conversione dei pagani come i cristiani vogliono far credere, ma sul come si articola la resistenza del divenire umano davanti all'avanzata distruttiva degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. Forte del suo esercito fornitogli da Carlo Martello, senza questo non avrebbe mai avuto il coraggio di alzare l'ascia contro una quercia sacra, sarebbe stato ucciso molto prima, decise di distruggere una quercia sacra ai pagani. Bonifacio organizza quell'azione partendo dal presupposto cristiano secondo cui la quercia è una divinità pagana. L'affermazione è dei cristiani. I pagani considerano ogni essere esistente nella natura una coscienza in divenire, una coscienza il cui scopo è diventare eterno. Diventare eterno seguendo mutamento dopo mutamento. Per i pagani la quercia era sacra perché, sviluppandosi mutamento dopo mutamento, aveva sviluppato il proprio corpo luminoso diventando eterna. Era talmente antica e talmente gigantesca da poter essere considerata lo spirito della foresta. Lei era antica, se non era morta, era soltanto per aiutare gli esseri vegetali, animali, esseri umani a diventare eterni. La sua sacralità consisteva nel grande potere e nella grande energia emanata dalla quercia, che le consentiva di condurre gli altri esseri lungo la sequenza dei propri mutamenti nell'infinito. In questo consisteva la sacralità della quercia. Bonifacio non poteva comprendere questo. Per lui la quercia gli impediva di sottomettere esseri, costringendolo in ginocchio davanti al suo Dio. Per Bonifacio, chi si metteva in ginocchio era chi era in possesso di una mente più sana. Doveva essere circondato da un'orda di armati, come nel costume dei cristiani, altrimenti sarebbe stato fermato esattamente come fu fermato Vigilio quando tentò di distruggere la statua di Saturno in Valrendana. Ogni via alla conoscenza e alla consapevolezza può essere troncata con un'ascia, una spada e una pallottola. L'unica cosa è che chi ha intrapreso una via alla conoscenza e alla consapevolezza riesce comunque a diventare eterno, continuando lungo la via dei mutamenti. Così, dopo pochi colpi d'ascia, la quercia si abbatté al suolo. Non ha senso resistere. La quercia è diventata eterna. La quercia ha condotto essere lungo la sequenza dei loro mutamenti. La quercia non ha nessun motivo per resistere. La quercia si trasforma. Questo è il senso del vento divino. Non è il vento che abbatte la quercia, è la quercia che è diventata eterna. Bonifacio è cieco. Mettendosi in ginocchio davanti al suo Dio assassino, ha perso la capacità di percepire il circostante. Egli è diventato cieco e sordo al circostante e gli riesce solo a compiacersi di essere riuscito, con poco sforzo, ad abbattere la quercia. Egli non ha abbattuto nulla. Ha tagliato
Ha tagliato solo la legna, ma non ha minimamente scalfito lo spirito. Lo spirito della quercia si lancia nell'infinito. Bonifacio è stato sconfitto due volte. La prima dall'illusione di aver distrutto un idolo, la seconda per aver distrutto il proprio divenire nell'esaltazione di essere la proiezione del suo Dio in terra. La quercia cade e i pagani, ad imitazione della quercia, chiusero i loro cuori per conservare la possibilità del mutamento. La quercia crollò, travolgendo i cespugli mentre un'abete, è meno che un'abete. La quercia lasciò il suo potere all'abete, lasciò all'abete quanto poteva lasciargli. Lasciò in eredità la sua funzione di condurre il bosco lungo la via dei mutamenti. La storia volle che Bonifacio interpretò questo come volontà divina. Chiamò l'abete come albero di Gesù bambino. Così l'abete divenne il centro di ogni festa natalizia e il suo potere si espande nel circostante. Ha abbattuto la quercia, ma la quercia ha dato agli esseri umani un compagno col quale rinnovare il patto col bosco. Silvano rinnova il patto in ogni Natale cristiano attraverso l'abete. Bonifacio pensava di distruggere la divinità pagana, di distruggere il divenire umano. Invece la quercia fece un dono agli esseri umani affinché potessero, in qualche modo, far fronte alla pulsione di morte che avanzava prepotente per l'azione dei cristiani. Non esiste nella vita delitto più grande della distruzione del divenire di una specie. Così intervennero le Amadriadi, dando forza e coraggio al braccio di chi ancora era in grado di percepire il circostante. Bonifacio fu ucciso per la sua attività di macellaio della vita. Egli disprezzava le coscienze delle fonti, ma non si limitava a pregare il suo Dio. Distruggeva le fonti affinché nessuno potesse seguire la sequenza dei mutamenti. Egli combatteva auspici e aruspici per impedire il loro sforzo di relazionarsi col circostante. Egli non si limitava a praticare la sua fede e a diffondere tale pratica. Egli distruggeva quanto lo circondava per impedire a qualsiasi persona di relazionarsi con quanto preferiva. Era necessario fermare la sua attività distruttiva. La sua attività fu fermata. In compenso fu continuata dai discendenti di Carlo Martello, concludendosi con la ferocia di Carlo Magno. La quercia e le fonti aiutano gli esseri umani a diventare eterni, seguendo mutamento dopo mutamento. Dice Giovanni ai cristiani, queste coscienze aiutano gli esseri umani a cogliere dall'albero della vita. Se li lasciamo fare, loro diventeranno eterni. Per questo motivo Bonifacio e la sua congrega di assassini attraversano l'Europa distruggendo ogni simbolo, ogni monumento, ogni referente del divenire umano. Esattamente come Antonio distruggeva le croci Tau in Egitto per poter dichiarare che la croce era un simbolo solo cristiano. Così il macellaio di Sodoma e Gomorra aumentava la schiera di schiavi in ginocchio distruggendo il divenire degli esseri umani. E con questo io ho dato un'ulteriore lettura del Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Il cristianesimo è orrore sotto tutti gli aspetti, da tutti i punti di vista. Non esiste qualcosa a dire io salvo questo del cristianesimo, io salvo questo o quell'aspetto. Il cristianesimo è orrore in sé, è distruzione dell'essere umano. Ed è distruzione dell'essere umano perché il cristianesimo parte dal presupposto fondamentale che c'è una coscienza che ha creato il mondo. La Chiesa Cattolica è padrona di quella coscienza, il Gesù di Nazareth è figlio di quella coscienza, ciò che fa la Chiesa Cattolica è ciò che fa quella coscienza, e così via. Pertanto il cristianesimo è solo una truffa, non esiste nient'altro che questo. Tutto quello che è stato fornito dalla filosofia al cristianesimo per dare una parvenza più logica, dare una parvenza morale al suo esistere, in realtà è soltanto un inganno. Un inganno per chi vuole illudersi, per chi rifiuta di approfondire le cose. Quella è la differenza fondamentale che c'è fra la teoria della filosofia aperta e la filosofia come noi l'abbiamo conosciuta nei secoli passati. La filosofia come noi l'abbiamo conosciuta nei secoli passati parte dal presupposto che le idee, il pensiero, sia parte dell'individuo creato. Per cui l'individuo creato altro non fa che manipolare le idee, manipolare i sistemi e trovare il sistema migliore. Però l'individuo è sempre creato. Nella teoria della filosofia aperta l'individuo non è creato, l'individuo è in costruzione. Per cui il nocciolo non è l'idea, non è il pensiero in sé,
ma è l'individuo. Cioè è l'individuo che deve trasformarsi affrontando la vita, affrontando le contraddizioni dell'esistenza, costruendo se stesso, adattando se stesso a quanto trova e usando la propria volontà e le proprie determinazioni. Questa variazione che l'individuo provoca su se stesso, cioè che l'individuo, scusate, l'individuo costruisce giorno per giorno, costruisce anche una struttura di pensiero diversa, cioè costruisce un'articolazione diversa del pensiero. Per cui, scusate ancora, per cui l'importante non è tanto la forma di pensiero che viene espressa o l'abilità o la precisione delle parole, ma importante è la trasformazione dell'individuo che riporta nella ragione, riporta nel pensiero quanto lui riesce a descrivere. Pertanto noi potremmo avere dei grandissimi filosofi che partono dal presupposto di essere dei creati, che hanno delle intuizioni geniali, che però quelle intuizioni si fermano là, cioè non sono in grado di andare oltre. Pensate per esempio a Hegel, quando lui fa il discorso nella fenomenologia dello spirito, il discorso della dialettica, che è una dialettica delle idee, che è una genialità, cioè è una riscoperta di quella che è l'antica dialettica pagana. Solo che lui circoscrive tutto questo alle idee, circoscrive tutto questo al pensiero, perché lui non riesce a concepire una sua trasformazione soggettiva. Per cui quello che lui pensa è quello. Quello che lui pensa è l'assoluto. Ora, tutto il suo pensiero e questa genialità che lui riscrive, che lui riscopre, resta fine a se stessa, cioè non produce qualcosa nel sistema sociale, fin tanto che qualcun altro non pesca questa sua scoperta e la usa in maniera diversa, cioè dice: le idee non sono formulate nel cervello delle persone, ma le idee nascono dalle azioni delle persone, cioè sono le azioni delle persone, il loro fare, la loro costruzione, il loro lavoro, il loro modo di affrontare la vita che costruisce l'idea. Ora, l'idea si può articolare in maniera diversa, però se esiste una dialettica delle idee, esiste anche una dialettica del fare, ed è proprio la dialettica delle azioni, la dialettica delle relazioni, la dialettica dei comportamenti, la dialettica dei piedi e delle mani che costruiscono le idee, non viceversa. Per cui in questi termini Hegel ha fatto una scoperta, però la sua scoperta non gli è servita assolutamente niente, perché non ha modificato se stesso. Una scoperta in filosofia è tale solo in quanto è lettura di una modificazione di se stessi, cioè ci permette di cambiare, ci permette di affrontare la vita in maniera diversa, ci permette di scoprire aspetti dell'esistenza che ci consentono di modificarci. In questi termini la filosofia aperta è superiore a qualsiasi tipo di filosofia. Inoltre, la filosofia aperta ha un'altra caratteristica, che la filosofia aperta può essere iniziata da un pensatore che cerca di modificarsi, ma può essere continuata da chiunque e può essere ampliata e variata proprio a seconda delle condizioni in cui i vari pensatori si trovano a vivere, si trovano a modificare se stessi, si trovano ad affrontare la vita. Per cui affrontare la vita è l'elemento centrale della cosa. Mentre invece la filosofia, il pensiero filosofico, non è altro la lettura di come il singolo filosofo, la singola persona, ha affrontato la vita e ha risolto i propri problemi, ha risolto la costruzione di se stesso. Allora, la differenza fondamentale che abbiamo fra la filosofia e la filosofia aperta è questa. Mentre la filosofia è chiusa su se stessa e piega l'individuo al proprio pensiero, la filosofia aperta parte dal presupposto che è l'individuo che si espande e il pensiero non è altro che la lettura della sua espansione. Il cristianesimo non può accettare nessuna forma di filosofia aperta. Perché? Perché il cristianesimo risolve in se stesso ogni dubbio e ogni forma. È chiaro che negli ultimi 200 anni le persone devono rendersi conto che negli ultimi 200 anni la lotta sociale, la richiesta di libertà, tutto quello che è successo dal 1689 ad oggi ha portato il cattolicesimo con le spalle al muro. Cioè in molti paesi che non siano teocratici il cristianesimo è messo con le spalle al muro, per cui ha dovuto mediare i suoi insegnamenti, le sue cose, le sue dottrine e usare trucchi, ma trucchi di una volgarità infame, cioè di un squallore enorme, di una bassezza incredibile, per riuscire a adattarsi a queste nuove situazioni.
Per cui il cristianesimo è squallore, ma lo è nella maniera massima, e il suo scopo è quello di distruggere le persone, cioè succhiarli di energia, farli interiorizzare a livello talmente violento quello che è la sottomissione, da non essere più capace di pensare una forma diversa che non sia la sottomissione nel suo padrone, nel Gesù di Nazareth, eccetera. Tant'è che se voi dite, cristiani, guarda che il Gesù di Nazareth è un povero pazzo, loro ti danno la loro personale descrizione, cioè elaborano se stessi in funzione di, per cui non esiste neanche una dignità, non esiste neanche una dignità morale tale da guardare le cose per quello che sono, ma quelle cose vengono trasformate per farle stare dentro. E questo è una cosa veramente aberrante, cioè significa l'assenza totale di dignità umana. Cioè, io addirittura queste persone sono state talmente stuprate nel pensiero da non essere più in grado di chiamare le cose col loro vero nome. Cioè, devono costruirsi un Gesù buono, devono costruirsi un Dio padrone buono, ma sempre un padrone, purché sia un padrone, ma tanto buono. Ma guarda, signora, quanto ben che gli vuol Dio a Sofia con tutte le malattie che gli manda. Quanto ben che gli vuol. Cioè, arriviamo a dei punti di aberrazione, a dei punti di costruzione della distruttività umana, che sono veramente allucinanti. E questo non viene mai messo in discussione. Cioè, la distruzione dell'individuo non viene mai messa in discussione. E l'episodio di mia figlia, quando hanno scoperto in una scuola statale c'era una suora che faceva la maestra in una scuola materna, quando hanno scoperto che mia figlia non è battezzata, è stata presa dal furore della conversione e ha cominciato a massacrarla del Gesù bambino buono, del Dio buono, che Dio ti ama. Veramente la bambina è venuta a casa piangendo. Che è una cosa veramente allucinante, e si permettono questo tipo di stupri nei confronti dei bambini soltanto perché questo tipo di stupri vengono ammessi da persone che non hanno la dignità di chiamare le cose col loro vero nome. Questo è veramente aberrante, veramente una cosa angosciosa, ed è la distruzione del sistema sociale. Naturalmente a queste cose, a queste angherie, a queste porcherie, a questi veri e propri attentati alla Costituzione si oppongono delle persone che cercano di costruire la libertà degli esseri umani, cercano di costruire la vita, cercano di costruire un modo vero, un modo nuovo di guardare la vita, di guardare l'umanità, di guardare il sistema sociale. Naturalmente a queste cose c'è un'opposizione vera, c'è un'opposizione seria. E alcuni ci provano, e naturalmente la Chiesa Cattolica cerca sempre di assoggettare, alcuni cercano di liberare, la Chiesa Cattolica tenta di assoggettare. Questo gioco avviene sempre e continuamente. Bene, io, visto che a sto punto ho finito il mio discorso, se qualcuno vuole telefonare può telefonare, io sono pronto per prendere qualche telefonata o qualche insulto, come spesso avviene. E nel momento in cui aspettiamo qualcosa, vi leggerò di una piccola divinità da ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, e esattamente dal capitolo ciò che favorisce la crescita, vi parlerò di Vagitano. È una grande divinità della religione romana. Vagitano era seguito dallo stadio definitivo di sviluppo della parola, Fabulinus. Fabulinus è il passaggio definitivo dal balbettio alla parola. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto, sei mi, sì. Niente, mi chiamo Antonio. Dimmi. Niente, mi sento di ascoltare il tuo programma qua, è abbastanza interessante. Vuoi dire una roba, 10 minuti fa ho ascoltato il giornale radio, che mi sto in camion, e niente, che si è venuto fuori una notizia fresca di un go, che ha detto che ha arrestato il prete, quello del paese di Foggia, dove che due amiche, che ha copato l'amica, ecco, che sei del Foggiano, per pedofilia, dei reati che ha compiuto nell'89, 90 e 91, le hanno avanti per 2-3 anni,
che pedofilia verso putei che andava, che andava a fare, che andava a Rio, che andava, come si chiama, a catechismo, roba del genere, e le sta a restare il parroco di sto paese qua, però non su quel paese dove gli accoppa e tu, perché tu faceva il parroco su un altro paese prima. Non capito. Ecco, e le sta a restare, ed è quello che aveva fatto l'intervista che altra volta che gli ha detto, come mai che i tuoi amici si occupa qua e là, dopo io uomo, e dopo quindi mi dici che resta lui perché non gli era a posto neanche lui. Però queste cose che vai in piazza le robe degli altri, che e doveva andare io che non gli era a posto neanche lui. Comunque le varie televisioni stasera o giornale radio, comunque le sta oggi con l'accusa appunto di atti e pedofilia, non è mia la baia, perché... Dopo la comincerà la prossima volta. È stata la notizia che io ho detto parai due, un mezz'ora fa che ero qua in cambio che ascoltavo. Vabbè, sentirò. Bravo, posso dire così, insomma. Grazie. Bene, dai, ciao. Ciao. Saluto, ciao. Ciao. Bene, abbiamo visto, ho sentito Antonio che ci ha comunicato che il parroco è stato arrestato, così voleva sapere da dove nasceva tutta questa porcheria. Vediamo un attimo. Pronto? Dimmi. Sono il parroco de Foggia. Va bene. Ciao, buona giornata. Bene, abbiamo avuto in linea anche il parroco di Foggia. Vediamo un attimo. Dunque, pronto? Voto parlare con Missi o no? Dai, due secondi, vai. Sono il parroco di Foggia. Va bene, dai. Basta che è radio, ti vedi che ti ricordi. Vabbè. Allora, vediamo un attimino Vagitano. Avevamo saltato prima. Il bambino è nato nel nuovo mondo. Il feto è morto ed è nato il bambino. Il bambino deve descrivere il nuovo mondo. Il feto è volontà. Il bambino fonda la descrizione della ragione. Attraverso la parola descrive il mondo circostante. L'essere umano adulto disciplinerà la ragione per rituffarsi nella volontà e costruire il proprio corpo luminoso. La parola viene fondata dal vagito. Vagitano è la fondazione della ragione del bambino. Vediamo un attimino. Pronto? Vagitano non consentiva i vagiti del bambino, ma stimolava il bisogno di aderire alla realtà che la madre e il padre presentava loro, stimolava la necessità di fondare la descrizione del mondo allineando quella costruzione alla costruzione fissa della madre. Vagitano rende il bambino essere sociale, costruisce i suoi comportamenti in funzione delle attese sociali, permette al bambino di crescere armonizzando i propri comportamenti ai modelli sociali. Sarà la sua volontà e la sua determinazione ad imporre all'oggettività la propria specificità, ma questo può avvenire soltanto quando il bambino è diventato essere sociale, non prima. Vagitano è un essere della natura, un essere formatosi dalle necessità e attraverso la soddisfazione delle necessità degli esseri che costruiscono delle descrizioni dell'oggettività come proprio momento di trasformazioni. Sono molte specie, specialmente fra i mammiferi, ma in nessuna come dell'essere umano, Vagitano è così importante. Pronto? E dopo Vagitano in pratica è quel potere che aiuta il bambino a parlare, quel bambino a emettere i propri vagiti, ad affrontare il mondo e ad affrontare la descrizione. E Vagitano era seguito dallo stadio definitivo di sviluppo della parola, ma è un altro potere, è Fabulinus. Fabulinus è il passaggio definitivo dal balbettio alla parola. Fabulinus arrivava come un'illuminazione, arrivava nel momento stesso in cui il bambino comprendeva il significato di quanto diceva, quando comprendeva che quell'insieme di suoni significavano qualche cosa e quel qualcosa indicato otteneva rispondenza. Pronto? Chi parla? Vincono. Chi parla? Tutto fraveo. F-
Fabulinus era la luce che squarciava la volontà del bambino e iniziava a mettere ordine nel caos della sua percezione. Le parole identificavano un oggetto. Quell'oggetto veniva definito, veniva richiesto, veniva ottenuto. Fabulinus era la luce che inondava il bambino. Fabulinus era il risultato che il bambino otteneva agitandosi nel caos della percezione. Fabulino si nutriva degli sforzi della volontà dei singoli esseri di mettere ordine nel caos. La volontà, espressione del divenire, doveva essere messa da parte, doveva essere limitata perché il mondo in cui il bambino si è affacciato non è retto dal fare ma dalla descrizione. Sarà l'essere umano adulto che dovrà limitare l'impatto della descrizione sul fare per costruire l'essere luminoso. Fabulinus è un grande centro di energia vitale ed appartiene quasi esclusivamente alla specie umana. È stato costruito dalla specie umana nei suoi grandi sforzi di mettere ordine nel caos della numenia delle cose. Fabulinus prende forza dallo sforzo degli esseri umani di mettere ordine nello sconosciuto, force, e nutre gli esseri umani aiutandoli nello sforzo illuminandoli. L'illuminazione dipende dalla forza del bambino di servirsi di Fabulinus, dalla sua forza a diventare Fabulinus. Fabulinus può essere invocato dai genitori, può essere provocato dal loro fare, ma Fabulinus appartiene al bambino, al suo divenire e alla relazione fra il suo divenire e il divenire della specie. Bene, io ho quasi concluso la trasmissione. Fra poco dovrebbero arrivare Cinzia e gli altri a fare il loro, a fare la loro trasmissione. E andrò avanti anche con questo libro. Dopo Il Sentiero d'Oro probabilmente vi leggerò anche ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Praticamente la strada degli esseri umani, cioè la strada della vita, è costellata da divinità. Divinità che altro non sono che centri di energia vitale con i quali noi ci relazioniamo. Cioè dall'attimo stesso in cui noi praticamente siamo concepiti, diventiamo feto, cominciamo ad esercitare la nostra volontà per espandersi. Magari dopo non ci va bene, magari dopo veniamo abortiti, non ha importanza. Esistono aborti che si fanno, si abortisce il feto, ma può essere anche abortito anche il fanciullo e la fanciulla. Esistono dei fanciulli e delle fanciulle che non sono mai diventati uomini, anche se crescono fisicamente. E si può abortire anche come esseri umani adulti, cioè esistono degli esseri umani adulti che non riusciranno mai a diventare esseri luminosi, cioè trasformano la loro morte del corpo fisico in morte assoluta. Per cui l'aborto nelle fasi della crescita, nelle fasi delle rinascite che esiste negli esseri, è una costante che è sempre presente. Per evitare questa costante dobbiamo esercitare i nostri centri di energia vitale, dobbiamo esercitare il nostro potere, dobbiamo esercitare quello che abbiamo. Pronto? Dammi il telefono. Bene, chiudiamo qui la trasmissione. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, cioè ex via delle Vignole 4 Marghera, adesso è piazzale Parmesan 8, perché sono riuscito a sopravvivere al trasloco.